perché siamo qui a Pentecoste, anche quest'anno ci hai dato spazio per poterti ancora lodare, per poter ancora cantare la tua gloria, per poter migliorare nei nostri costumi sotto l'azione santificatrice del tuo Spirito. O Signore, siamo qui come gli apostoli nel cenacolo, siamo qui in attesa che anche questa sera l'effusione del tuo Spirito scenda su di noi e che si rinnovi per noi la Pentecoste nell'ambito della perenne effusione dello Spirito della tua Chiesa. Spirito di Dio, noi ti invochiamo all'inizio di questa celebrazione. Vieni, o Spirito di Dio, scendi su di noi in questo momento. Lavaci, purificaci, ritemplaci. O Spirito di Dio, illuminaci, riscaldaci, dacci la conoscenza divina, dacci l'amore divino, dacci la vita. Vieni, o Spirito di Dio, consolatore ottimo, consolatore permanente, consolatore perfetto. Vieni, o Spirito di Dio, rinnova la faccia della terra. Thank you.
Sharani Mayene Sharana Emarayutina Yunityana Sakalani Minyane Nirakyate Sayasirano Hedoi Yulela Nayara Atti 2, 1, 4 e continua in Ezechiele 10, versetto 4. Io ho letto il Signore, grazie Signore Gesù. Ti rendiamo gloria, Signore, perché la tua parola è una parola che sana i cuori. Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. Ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Grazie, Signore Gesù. La gloria del Signore si alzò sopra il cherubino verso la soglia del Tempio. E il tempio fu riempito della nube e il cortile fu pieno dello splendore della gloria del Signore. Signore, a Pentecoste tu hai mostrato in una teofania meravigliosa la tua presenza operante e nuova nella Chiesa nascente. La tua gloria si è posata sulla Chiesa e lo Spirito sceso dal cielo in lingue di fuoco e con fragore invase Maria nostra madre e gli apostoli fondamenti della Chiesa, e le porte si spalancarono e gli apostoli uscirono a predicare che Gesù è il Signore, a predicare la buona novella che il peccato ormai era stato sciolto, il peccato che gravava sugli uomini, che il Cristo era risorto e non si moriva più, perché la morte a causa del peccato era stata ingoiata dalla vittoria di Cristo. Fu questo il primo grande annunzio che scosse Gerusalemme. Oh Signore, ti chiediamo questa mattina che questa scossa dello Spirito pervada anche noi e che la gloria del Signore riempia questo Tempio. Lode e gloria a te, oh Signore. In realtà, quanti siamo in questo corpo, sospiriamo come sotto un peso, non volendo venire spogliati ma sopravvestiti, perché ciò che è mortale venga assorbito dalla vita. È Dio che ci ha fatti per questo e ci ha dato la caparra dello Spirito. Grazie, Signore. Perché tu con la caparra dello Spirito ci prometti la vita eterna. È un anticipo che tu ci dai nello Spirito, è un anticipo che tu ci dai nella vita, nei carismi, nei doni, è un anticipo che tu ci dai dandoci lo Spirito che dimora in noi, di quella gloria futura che è riservata a quelli che credono in Cristo Gesù. Ti ringraziamo, Signore, di questo anticipo, ma vogliamo noi sperare sempre, perché questo anticipo fonda la nostra speranza della gloria futura. Lode e gloria a te, oh Signore. Ecco, chiudiamo questa nostra preghiera con le parole di Gesù.
verrà lo Spirito di verità su di voi e vi dirà tutto ciò che io vi ho detto, tutto ciò che avrà udito ve lo annunzierà e vi darà anche rivelazione delle cose future. Grazie. Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve lo annuncerà. Grazie, oh Signore. Signore, tu prometti lo Spirito che dimora dentro di noi. Egli prende da te e continua la tua missione dentro di noi, di annunziarci la verità, di guidarci alla verità tutta intera, perché noi possiamo essere glorificati in te, per poter noi camminare di gloria in gloria verso la perfezione. Lode e gloria a te. Fratelli e sorelle, l'insegnamento di questa sera è un insegnamento è di sapore mistagogico. Che cos'è una mistagogia? È una celebrazione esperienziale di un mistero cristiano, nel nostro caso del mistero della Pentecoste. È un entrare in contemplazione, recuperare la dimensione contemplativa della nostra vita carismatica che andiamo via via perdendo. Del resto, dice il grande dottore San Tommaso, che non si può fare nessuna attività nella Chiesa, né evangelizzazione, né apostolato, né altro, efficacemente, se non si è contemplativi. Cioè, l'apostolato viene posto nella scala dopo la contemplazione, perché è un contemplata alis tradere, dare agli altri quello che si è contemplato. Il rinnovamento carismatico deve recuperare ad ogni costo la dimensione contemplativa, se vuole situarsi efficacemente nella Chiesa come muro di preghiera, come è nato, come evangelizzazione, come operazione di carità. Un momento di recupero della dimensione contemplativa si ha nelle celebrazioni mistagogiche, che fanno entrare nel mistero, però si esige un sommo silenzio, perché deve entrare in azione il lobo destro del nostro cervello, quello intuitivo. Dobbiamo cioè proiettare davanti alla gente la visione del mistero, perché il mistero stesso ci conquista e ci faccia vivere la vita di Dio, la innesti in noi profondamente. La mistagogia è fatta di segni. I segni sono appena accennati, tanto quanto è sufficiente per evocare la visione e dare luogo alle onde di percepire attraverso il segno il mistero che invece è affidato alla parola di Dio e all'interpretazione del mistagogo. Senza dilungarci, qui si esige silenzio sommo, quiescenza di tutte le altre facoltà
potenziamento della dimensione contemplativa, in modo che possiamo derivare il mistero che ci viene presentato. Vogliamo tratteggiare il mistero dello Spirito nel cammino che lo Spirito compie nella storia dell'uomo, dall'Eden terrestre fino all'Eden celeste, passando al centro della storia, Cristo Signore. È una catabasi e un'anabasi, è un cammino che segue lo Spirito nel cammino dell'uomo di allontanamento da Dio, ma che misteriosamente porta alla realizzazione della promessa di Dio nel momento in cui l'uomo esce dall'Eden, porta Cristo. Una volta che lo Spirito ha portato misteriosamente l'uomo a Cristo, scende su Cristo. Cristo coagula gli uomini in sé e mediante lo Spirito le riporta al Padre, all'Eden celeste. È questo cammino che noi vogliamo percorrere insieme con lo Spirito. Questa catabasi e questa anabasi mistica, questo cammino di allontanamento che porta però nell'attenzione dello Spirito e nell'azione dello Spirito a Cristo, il Redentore promesso, e il cammino di ritorno con Cristo verso il Padre. In questo cammino noi abbiamo delle tappe. Noi ci fermiamo soltanto ad alcuni momenti che hanno più attinenza col mistero della Pentecoste. Però dobbiamo avere davanti agli occhi nostri questo Spirito che cammina con l'uomo, dal momento in cui entrò nell'uomo col fiato di Dio, al momento fatidico in cui esce dall'uomo, capitolo sesto del Genesi. Lo Spirito uscito dall'uomo segue però l'uomo nel suo cammino e attraverso figure, avvenimenti, segni, profezie, orienta verso Cristo e conduce attraverso il popolo eletto tutta l'umanità a Cristo Signore. In Cristo Signore avviene la grande Pentecoste, la discesa dello Spirito per il cammino di ritorno. È in questo cammino che noi vogliamo vedere i doni dello Spirito, i doni pentecostali dello Spirito. Particolarmente ci fermeremo sui tre doni dello Spirito: il dono dell'alleanza con Dio, segnata nella legge, Vecchio Testamento, segnata nel Vangelo, Nuovo Testamento. La legge che fa schiavi e appartiene alla Gerusalemme terrena, secondo l'interpretazione di Paolo ai Galati, la legge nuova, la legge dell'amore che porta alla Gerusalemme celeste, significata in Sara. L'alleanza con Dio, ecco il primo segno. L'uomo aveva rotto il colloquio con Dio, l'amicizia con Dio. Ed è entrato il peccato nell'uomo. Noi non abbiamo abbastanza considerato il peccato. La distruzione del peccato è la più grande opera dello Spirito Santo in Cristo Signore. E tutte le profezie convergono su questo, la distruzione del peccato, premessa per la vita nuova, per la riabilitazione dell'uomo e il recupero di questa verità che è importante per noi, perché facilmente nell'euforia della gioia, dell'amore, della vita nuova dimentichiamo questa grande verità che è la premessa,
e che il dono primo che dà lo Spirito attraverso la conversione, il dolore e la distruzione fatta da Cristo del peccato in noi e nell'umanità. Tutte le profezie del Vecchio Testamento che annunciano nella Nuova e annunciano lo Spirito sempre puntualizzano la distruzione del peccato. Anche l'annunzio dell'angelo a Maria e a Giuseppe puntualizza il peccato. Lo chiamerai Gesù, cioè Salvatore, perché egli salverà il popolo dal peccato. L'uomo col peccato ha rotto l'amicizia con Dio, però Dio segue sempre l'uomo e lo Spirito amorosamente segue l'uomo. È un lungo cammino meraviglioso che dopo il diluvio si ferma in Abramo, poi in Isacco, poi in Giacobbe, poi in Mosè, che ripara il popolo e dall'Egitto attraverso il Mar Rosso, con la nube che lo Spirito lo conduce al Monte Sinai. È qui che lo Spirito Santo, nella bellissima teofania terrificante, dà il primo segno, dà il primo dono all'umanità, l'alleanza. L'alleanza che viene esplicitata nella legge delle due tavole. Noi riviviamo questo momento. Entriamo subito nella celebrazione, prima di passare agli altri segni, ma che annunziamo, il secondo segno è il segno del pane, il pane della vita, simboleggiato nel pane della terra, nei due pani che vengono presentati a Dio a Pentecoste, dopo il rito dell'agitazione, ma che preludono al pane del cielo, all'Eucaristia, il cibo dell'uomo che è in viaggio sotto lo Spirito e che è il dono più grande che lo Spirito ha dato all'umanità, cioè l'Eucaristia, che opera dello Spirito sull'altare. Per me il terzo dono è il dono della figliolanza divina, che voi siete figli di Dio, lo dimostra il fatto che egli ha mandato lo Spirito del Figlio in voi in cui gridate Abba Padre. Diventiamo consorti della divina natura, diventiamo stirpe divina, veniamo dotati di grazie straordinarie, del profumo di Cristo che dimora dentro di noi, significato dall'olio profumato. I carismi piovono dentro di noi, sia per santificarci, perché siamo un popolo sacerdotale che deve lodare il Signore, sia per edificare il corpo di Cristo, per annunziare la salvezza agli uomini. Sono i tre grandi segni che noi contempleremo questa sera. Primo segno. Entriamo senz'altro in contemplazione con un canto introitale che la Scuola Cantorum ci farà sentire. Non è soltanto un canto di distrazione, è un canto di concentrazione, di fissazione della nostra attenzione contemplativa. Fissiamo adesso un momento il Monte Sinai che fuma. È uno spettacolo tremendo. Dio ordina a Mosè di non avvicinarsi, pena la morte. Da tre giorni fuma il monte. Mosè è salito. La voce di Dio tuona. È il decalogo che viene dettato. È scritto col dito di Dio. Ascoltiamo la lettura dell'Esodo. Al terzo mese dall'uscita degli Israeliti dal paese di Egitto, proprio in quel giorno essi arrivarono al deserto del Sinai. Levato l'accampamento da Refidim, arrivarono al deserto del Sinai, dove si accamparono. Israele si accampò davanti al monte. Mosè salì verso Dio e il Signore lo chiamò dal monte dicendo: «Questo dirai alla casa di Giacobbe
e annuncerai agli israeliti: voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto e come ho sollevato voi su ali di aquila e vi ho fatti venire fino a me. Ora, se vorrete ascoltare la mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me la proprietà fra tutti i popoli, perché mia è tutta la terra. Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. Queste parole dirai agli israeliti. Mosè andò, convocò gli anziani del popolo e riferì loro tutte queste parole, come gli aveva ordinato il Signore. Tutto il popolo rispose insieme e disse: quanto il Signore ha detto, noi lo faremo. Mosè tornò dal Signore e riferì le parole del popolo. Il Signore disse a Mosè: ecco, io sto per venire verso di te in una densa nube, perché il popolo senta quando io parlerò con te e credano sempre anche a te. Mosè riferì al Signore le parole del popolo. Dio allora pronunciò tutte queste parole: io sono il Signore tuo Dio che ti ho fatto uscire dal paese di Egitto, dalla condizione di schiavitù. Non avrai altri dèi di fronte a me. Non ti farai idolo né immagine alcuna di ciò che è lassù nel cielo, né di ciò che è qua giù sulla terra, né di ciò che è nelle acque sotto la terra. Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai, perché io, il Signore, sono il tuo Dio, un Dio geloso, che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione per coloro che mi odiano, ma che dimostra il suo favore fino a mille generazioni per quelli che mi amano e osservano i miei comandi. Ecco le tavole della legge, scritte col dito di Dio, avanzano, vengono intronizzate. Le 10 parole sono sempre valide, le diceva Gesù a tutti, queste 10 parole, e neanche un iota di queste parole cade. Però Gesù viene con la nuova alleanza a perfezionare l'antica alleanza, a dare un altro sapore a quell'alleanza che sarà eterna. Il profeta Geremia e il profeta Ezechiele annunciano questa nuova alleanza, l'alleanza che avviene nello Spirito, lo Spirito di Cristo Signore, che scriverà dentro i nostri cuori la legge nuova, che è la legge dell'amore, che consente cioè di comprendere Dio, di amare Dio e di osservare i comandamenti del Signore. E nel Vangelo che Gesù ci presenta questa nuova alleanza sancita nel suo sangue, è l'alleanza nello Spirito, che è un'alleanza eterna. La legge di Dio è scritta dentro di noi, non c'è bisogno, già lo diceva Geremia nella nuova alleanza, che qualcuno dica al fratello: fa questo, fa quello, perché ognuno leggerà dentro il suo cuore la volontà di Dio. Lo diceva Ezechiele quando annunziava la nuova alleanza: lo Spirito vi darà il cuore nuovo, non il cuore dei morti ma il cuore dei vivi, per cui voi potete comprendere, potete amare e per questo potete essere osservatori di Dio. Fratelli e sorelle, questa nuova alleanza sancita nel Vangelo è l'alleanza dello Spirito, è la legge della libertà, e avviene per noi quando lo Spirito Santo scende a Pentecoste sulla Chiesa nascente. E allora che la Chiesa viene edificata come corpo di Cristo, e allora che lo Spirito scende nella Chiesa e la legge della libertà, la legge dell'amore diventa la legge della Chiesa, del popolo nuovo. Noi siamo così il Vangelo
vivente, il Vangelo di Cristo, è Cristo che rivive in noi mediante il suo Spirito. Leggiamo adesso questo segno con la lettura della parola, rivivendo il momento in cui lo Spirito scende dalla Chiesa nascente e instaura la vita di Cristo. Insedia la vita di Cristo in ciascuno di noi, per cui diventiamo creature nuove, diventiamo Cristo Signore, perché il suo Spirito inabita in noi, il suo fuoco viene dentro di noi. Ascoltiamo. Dagli Atti degli Apostoli. Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. Ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere d'esprimersi. Si trovavano allora in Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. Venuto quel fragore, la folla si radunò e rimase sbigottita, perché ciascuno li sentiva parlare la propria lingua. Erano infatti stupefatti e fuori di sé, per lo stupore dicevano: «Costoro che parlano non sono forse tutti Galilei? E com'è che li sentiamo ciascuno parlare la nostra lingua nativa? Siamo parti, medi, elamiti e abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, stranieri di Roma, ebrei e proseliti, cretesi e arabi, e li udiamo annunziare nelle nostre lingue le grandi opere di Dio». Tutti erano stupiti e perplessi, chiedendosi l'un l'altro: «Che significa questo?» Altri invece li deridevano e dicevano: «Si sono ubriacati di mosto». Allora Pietro, levatosi in piedi con gli altri 11, parlò a voce alta così: «Uomini di Galilea, e voi tutti che vi trovate a Gerusalemme, vi sia ben noto questo, e fate attenzione alle mie parole. Questi uomini non sono ubriachi come voi sospettate, essendo appena le 9 del mattino. Accade invece quello che predisse il profeta Gioele: negli ultimi giorni, dice il Signore, io effonderò il mio spirito sopra ogni persona. I vostri figli e le vostre figlie profeteranno, i vostri giovani avranno visioni e i vostri anziani faranno dei sogni. E anche sui miei servi e sulle mie serve in quei giorni effonderò il mio spirito ed essi profeteranno. Farò prodigi in alto nel cielo e segni in basso sulla terra, sangue, fuoco e nuvole di fumo. Il sole si muterà in tenebre e la luna in sangue prima che giunga il giorno del Signore, giorno grande e splendido. Allora chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato». Riviviamo questo momento di Pentecoste con il canto bellissimo di un'enorme forza carismatica all'impiedi tutti.
Adesso il Vangelo che Cristo vivente viene intronizzato, è lo Spirito che ci presenta Cristo, a cui tutti dobbiamo guardare. Lo Spirito ci fa guardare il Cristo interiore e il Cristo del Vangelo, per vedere se il Cristo interiore che è costruito da Lui risponde al Cristo del Vangelo. Il Vangelo è sempre davanti ai nostri occhi, è il Vangelo della nuova alleanza. Guardiamo al Vangelo, guardiamo a Cristo a cui ci porta lo Spirito. Cristo sempre davanti ai nostri occhi nel Vangelo che viene intronizzato. Questo Vangelo perenne ha sette luci, sono le sette luci di cui parla il profeta Zaccaria, la pietra con sette occhi, sono le sette luci di cui parla l'Apocalisse, sono i sette spiriti, cioè lo spirito sette forme che è sempre accanto a Cristo Signore, che emana da Cristo Signore. Avanzi così Cristo Signore mentre noi acclamiamo a Lui. Riprendiamo la nostra attenzione, non possiamo proseguire se non c'è la massima concentrazione. Abbiamo visto lo Spirito nel primo segno, adesso introduciamo il segno del pane della vita. Il Signore sostenta l'uomo nel suo viaggio terreno. La Pentecoste ebraica era segnata dall'offerta del pane. C'erano gli azimi, dopo l'uso degli azimi, dopo la mietitura, ecco che nel 50° giorno, Pentecoste, nella festa delle settimane, conterai 7 settimane dalla Pasqua, avveniva il rito della Pentecoste con l'offerta dei manipoli di frumento nuovo, con la presentazione dei due pani davanti al Signore e il pane fermentato. Era il ringraziamento al Signore del dono della vita. Ecco, riveliamo questo segno meraviglioso. Dopo la lettura del Levitico, che è molto breve, si inoderà la processione dei manipoli di spighe al canto del Salmo 122. Le tribù di Israele salgono, salgono le tribù di Israele, tutti i gruppi salgono e vengono insieme portando ognuno il suo manipolo di grano. Perché tutti i manipoli di grano siano posti davanti al Signore, siano uniti insieme e siano fusi nella comunità dei figli di Israele, in questi due pani che vengono offerti al Signore. E allora si dà luogo alla parola. Dal giorno dopo il sabato, cioè dal giorno che avrete portato il covone da offrire con il rito di agitazione, conterete 7 settimane complete, conterete 50 giorni fino all'indomani del 7° sabato e offrirete al Signore una nuova oblazione. Porterete dai luoghi dove abiterete 2 pani per offerta con rito di agitazione, i quali saranno di 2 decimi di efa di fior di farina, e li farete cuocere lievitati. Sono le primizie in onore del Signore. Ecco, le primizie in onore del Signore, le spighe che porteranno le tribù di Israele, i 2 pani della proposizione e le primizie delle frutta della terra. È un momento bello che dobbiamo rivivere, dobbiamo offrire al Signore il meglio di noi e le prime cose nostre.